Fitness Online è il servizio che ti permette di trasmettere le pratiche agli enti locali valdostani per via telematica. Spesso ti viene richiesto di allegare dei documenti alla tua pratica prima di poterla trasmettere. Vediamo nel dettaglio come procedere. Sono due i momenti in cui può esserti richiesto di allegare un documento, durante oppure al termine della compilazione della pratica. Durante la compilazione, in base alle voci che selezioni, può essere necessario allegare della documentazione. Vediamo un esempio. Nel servizio 18.1, relativo alla scia, trovi questa sezione da compilare. Qui, selezionando la prima voce, non dovrai aggiungere un allegato, mentre se selezioni la seconda voce, dovrai poi presentare la relazione tecnica. Puoi notare infatti che qui accanto c'è un triangolo giallo. Ti segnala che se selezioni l'opzione dovrai allegare obbligatoriamente un file per confermare la dichiarazione resa. Al termine della compilazione, in alcuni servizi come la scia o il permesso di costruire, è presente un elenco di ulteriori documenti da allegare, alcuni obbligatori e altri facoltativi. Trovi quelli obbligatori già segnati con una X. Nel permesso di costruire, ad esempio, il titolo di proprietà è un allegato obbligatorio. Invece, la relazione tecnica è facoltativa, perché il caricamento è a discrezione del professionista. Guarda, anche qui trovi il triangolo giallo. Ogni elemento facoltativo che decidi di selezionare comparirà poi nell'elenco finale degli allegati e diventerà così obbligatorio. Per esempio, scegli la relazione tecnica. Avanzando nella compilazione, noterai che ora compare la relazione tecnica nell'elenco finale degli allegati ed è segnata come allegato obbligatorio, proprio come tutti gli altri documenti. Il sistema ti aiuta a ricordarti di caricare questo documento. Potrai sempre cliccare su Schermata precedente per ritornare alla compilazione e deselezionare l'allegato facoltativo. Adesso togli la spunta alla relazione tecnica. Noterai che nella gestione degli allegati la relazione tecnica non compare più in elenco. Infine, se lo ritieni necessario, puoi aggiungere alla lista anche altri documenti a tua discrezione chiamati allegati liberi. Hai ancora dubbi? Puoi contattare i nostri uffici scrivendo a consulenza@chiocciolacelva.it. Prenditi ancora un minuto ed esplora la playlist dedicata a Fitness.